Benvenuti, ora vi mostrerò Midori, il browser leggero e flessibile, particolarmente creato per Zoffè. Per prima cosa vi auguro della gnome shell. Vediamo che ci sono due icone, una è per la navigazione privata, una è per la navigazione di default. Quella privata consente anche di non memorizzare le informazioni relative alla cronologia e cookie, rifiutandoli da eventuali siti. Avviamo quella di default. Come primo sito visitiamo html5test.com, che offre di vedere la compatibilità del nostro browser con lo standard HTML5. Possiamo vedere ora il punteggio, 340 con 15 punti di bonus, allora confrontiamolo con altri browser. Quindi vediamo che la compatibilità di questo browser è molto simile a quella di Firefox 12, in quanto ha solo 5 punti di scarto. Però una delle caratteristiche molto interessanti di Midori è quella che si può direttamente sostituire il motore di ricerca Google con quello di Sabayan Entropy Store, che consente di cercare pacchetti proprio dai repository ufficiali di Sabayon. Così, scaricando le applicazioni da questo sito, si possono installare con Rigo, con Entropy. Per esempio, cerchiamo l'applicazione NetBeans, il famoso IDE sviluppato dalla Oracle. Ecco, qui abbiamo tutti i risultati. Per Si possono vedere anche le dipendenze, i dettagli, i commenti. Adesso chiudiamo riguardante Midori e vediamo invece il browser Firefox customizzato con il bundle di Tor. Quindi io ho installato questo fork di Firefox nella mia cartella home, nella cartella Tor Browser It. Adesso possiamo avviare Tor. Tor, Theonion Router, è un metodo molto semplice per navigare in modo anonimo. In modo anonimo significa che qualsiasi persona o client non può rintracciare l'utente, in quanto crea una rete criptata. Una rete chiamata in questo caso Cipolla, che fornisce un'identità falsa e quindi non facilmente rintracciabile. Adesso bisogna aspettare un po' per il browser. Ecco, adesso siamo configurati per usare Tor. Vediamo per esempio in un sito di social network che indica la locazione da cui siamo connessi, da dove il sito sente che siamo connessi. Per esempio questo è un sito, twitter.com, un sito di appuntamenti.
La connessione con questo browser è lenta perché deve entrare nei diversi nodi criptati. Si può notare che come motore di ricerca si usa Startpage, che è un fork di Google che però non fornisce un ID univoco alla macchina, facendola diventare facilmente rintracciabile. Quindi Startpage è sicura. Come vediamo, adesso per questo sito siamo connessi da Amsterdam. Quindi effettivamente funziona. Questo è tutto riguardo a Tor e Midori.